buongiorno, come sta? Va bene, io le chiedo come sta, ci siamo visti in tribunale. Dai, ti prego. No, come mai qui oggi? A sostegno del presidente? Ma certo. Perché? Scorchina, ma non è un'intervista, è qui oggi, è in pubblico, vuol dire qualcosa. Sono qua, nascosta. Vabbè, ma non passava per caso, diciamo. Certo che non lo passavo per caso, dai. E perché ha deciso di venire, solo questo? Perché ho deciso di venire ancora? Conosco da 9 anni io, Silvio. E come faccio a non venire qua, scusi? Però una volta i cancelli di Arcore per lei si spalancavano, ora è costretta a fare la coda. Sono cambiati un po' i tempi. Ma voi siete ricoglioniti, no, italiani, no, giornalisti italiani. Cioè, siete normali, vabbè, guarda, cioè. No, vabbè, ma però si è visto nei fatti quello, no? Che andava Arcore a fare le scene. Ma 9 anni conosco lui. Certo, sì. E allora che cazzo vuoi? E allora, non mi rompere i coglioni, no, ok? Punto! Ma moderate toni voi come parlate, scusa. Cosa abbiamo detto? Anche da lontano comunque ascolto, perché sono curiosita di politica, perché voglio che Italia va avanti, per bene, non è che... Perché sta qui a 100 metri, signora? Perché? Perché voglio stare qua. Cioè, se non c'è nulla da di cui vergognarsi, giustamente, perché non le si avvicina o saluta, visto che... Ancora, ma... L'ultima cosa... Ma io questi, non so. Questi atti li inviate alla procura per i testimoni, ha paura? Vedi, per questo sto qua, perché mi state rompendo le scatole. No, quello sono i giudici, però non siamo. Mi dice soltanto una cosa. Sì, scrivete prima le cose, come mi chiamo giusto, mettete la mia foto giusto, chi voi mettete la mia foto sbagliata. No, facciamo il video, Scrivete dove io abito sbagliato, che io non ho mai abitato all'Argentina. No, ma non ecco, sono proprietaria di una casa. A Las Vegas. Anche. Vedi come sei cretino. Ma lei si spera, signora. Signora, sono signorina. Sono venuta a vedere questa manifestazione di mio amico. Così, senza niente. No, voi dovete rompermi i coglioni. I suoi atti sono stati rinviati alla procura. C'è il rischio che sia processata per falsa testimonianza. Ha paura o no? Ma sì, ma lei è normale, ma che cazzo stai dicendo? Conosco da 9 anni, ripeto. Non c'è dubbio, però cioè, c'è un'indagine in corso su questa cosa, non è che lo dicono i giornalisti, c'è un'indagine. Mi fate sudare, non ce la faccio più. Non mi rompere coglioni. Lei ha ricevuto decine di migliaia di euro. Ma che cazzo te ne frega di chi è questa mia? È un regalo di Silvia? Ma voi che se ne frega voi? No, così curiosità. Ma fate cazzi vostri, non mi rompete facciamo coglioni. Facciamo i giornalisti, dobbiamo e allora, ma vai a fanculo. Va bene. Però sta dicendo a fanculo. Ma andate a fanculo, fate... A chiunque passa, mamma mia. Scusi, noi siamo gentili però. Fate un dopo cena, dopo il discorso, così Berlusconi. È riuscita a salutarlo oggi? Una rimpatriata? Guarda, io amo Italia, ma gente come voi che fa schifo, scusatemi, io mai vista. Grazie, veramente. Arrivederci. Prego. Buongiorno. Io c'ero, non giudicate, quindi infatti sono oggi qua. Per chiedere insomma che non si giudichi la vita privata, questo è un tempo. Beh certo, poi 7 anni giudicate voi, comunque io spero che qualcosa cambierà. Onestamente io ci sono e non ho paura, perché non ho paura, ho detto la verità, ribadirò quello che ho detto, quindi non ho paura, questo è sicuro. Come è cambiata la sua vita da quei giorni, da quando è scoppiato quello che era chiamato scandalo, a oggi qui di nuovo ad Arcore? Beh, io vorrei capire chi pagherà tutto questo fango che noi ragazzi abbiamo veramente subito. E anche noi abbiamo anche noi una vita. A noi il fango buttato addosso, chi ce lo spiega? Chi ce lo può spiegare? Perché alla fine il processo mediatico...